Ecco la mia top 10 per tutti i film di Spider-Man che abbiamo avuto fino ad ora. Al decimo posto ho messo il primo capitolo di Venom, perché tra tutti i film che hanno fatto del loro universo credo che sia l'unico a salvarsi. Al nono posto ho messo Spider-Man Homecoming, perché la versione meno matura di Peter Parker che vediamo nel film è sicuramente quella che mi piace di meno. All'ottavo posto ho messo The Amazing Spider-Man 2, che a mio avviso è stato un film eccessivamente criticato. Al settimo posto ho messo l'ultimo capitolo della trilogia di Raimi, e al sesto posto The Amazing Spider-Man 1, che penso sia il secondo miglior film sulle origini di Peter. Al quinto posto troviamo Spider-Man Far From Home, perché in questo film ho amato sia la maturazione del nostro protagonista che il villain che ci viene presentato. Al quarto posto ho piazzato Spider-Man Into the Spider-Verse, perché trovo sia un film praticamente quasi perfetto. Sul podio invece ho posizionato i tre film che mi hanno coinvolto di più emotivamente, ovvero Spider-Man 1, Spider-Man 2 e inevitabilmente Spider-Man No Way Home.